Bentrati a tutti sul mio canale e benvenuti su un nuovo video. Oggi, come state già vedendo, andiamo a parlare dello slicer cura. Avevo intenzione di preparare un video con la base della stampante di Ender 3 perché Artillery non c'era in cura. Cura ha pensato bene di fare un aggiornamento 4-5 giorni fa, quindi ora abbiamo la nostra Genius già preimpostata. Quindi sarà tutto molto più facile. Sono davvero felice vi stia piacendo questa stampante e abbiate apprezzato così tanto il mio video precedente che vi linko qui sopra. E soprattutto farò in seguito un video per i problemi che potrebbe creare questa stampante perché qualche difettuccio ce l'ha. Quindi o si ama se funziona tutto perché è veramente una stampante fantastica, o all'inizio si può un po' odiare perché qualche difetto di progettazione ce l'ha. Vi anticipo solo che però il servizio post vendita è molto attento, quindi vi risponderanno alle mail, vi manderanno i pezzi. Conosco anche uno in Italia che i pezzi vi può mandare una settimana, quindi prezzo onestissimo. Quindi, nel senso, non demordete se avete qualche problema, perché risolti i problemi sarà tutto uno spettacolo. Adesso, bando alle ciance, andiamo a vedere come impostare la nostra bellissima Genius su Cura. Come vedete, Cura, lo so, non è magari lo slicer più avanzato, ma ci sono affezionato, ho iniziato su questo, inizio a capirci qualcosa, quindi prima di cambiare aspetterò ancora un po' di tempo. Andiamo a vedere subito come aggiungere la nostra stampante. Andiamo su impostazioni, stampante, facciamo finta di non avere l'artiglieria Genius, aggiungi stampante, aggiungi stampante non in rete, ovviamente qui loro sponsorizzano le loro Ultimaker, ma noi la stampante l'abbiamo già comprata e basterà andare in ordine alfabetico su artiglieria, finalmente non c'era, ma penso che ne abbiano vendute davvero tante di queste stampanti. Come vedete c'è Artillery Sidewinder, che è quella più grossa, o la Genius. Nome stampante, Artillery Genius, prova così non la confondo con l'altra. Aggiungi. Ok, come vedete qui abbiamo le impostazioni della stampante. 220, 220, 250. Ricordatevi che comunque un 10 cm a parte dall'altra si perdono, quindi fate attenzione ai vostri progetti che non siano più grossi di 20 cm, perché un po' ce lo perderemo poi nel piatto. Va benissimo tutto ciò che c'è già scritto. L'estrusore, vabbè, diametro, se non avete cambiato l'estrusore, lasciate tutto com'è. Ok, adesso una volta impostata la stampante, come vedete, adesso abbiamo la nostra stampante. Prepara, vediamo che abbiamo di default il PLA, quindi tutte le impostazioni che vedete alla vostra destra qua faranno riferimento al PLA. Poi è già quasi pronto un altro video sul TPU, che è un materiale similigomma, e vi farò vedere anche le impostazioni giuste per il TPU. Adesso andiamo a vedere, non vi spaventate di tutti questi dati che ci sono sulla destra, perché a parte che molti sono già impostati giusti, quindi non dovete toccarli, ma poi poco alla volta inizierete a capire come funzionano e cosa vogliono dire tutti questi dati. Quindi non vi spaventate all'inizio e andate un po' anche a tentativi, anche il bello, magari non fate il David di Michelangelo come primo progetto, ma iniziate da piccole cose, piccoli oggettini, poi vedrete che andrete ad aumentare la dimensione e il tempo di stampa. Altra cosa di cui non vi dovete spaventare è il tempo di stampa, ma è una società abituata ad andare velocissimo, chi stampa in 3D invece dovrà andarci un po' più cauto. Come vedete qua ci sono le varie qualità, più qualità andrà più lentamente, perché le linee saranno più piccole, però io rimango sempre sul 0,2, che mi sembra il rapporto velocità-qualità migliore. Questo lasciamo stare, guscio uguale, vi direi di non toccare ancora niente.
Riempimento. Il riempimento si può scegliere la densità del materiale. Se dovete fare un materiale che deve resistere un minimo, ricordatevi che il PLA è abbastanza fragile, sia agli agenti atmosferici esterni, sia quando si cerca di flettere o piegare. C'ha un punto di elasticità molto, molto, molto delicato, diciamo. Quindi, ovviamente, se dovete fare una vite, faremo al 100%. Se dovete fare una parete, si può fare anche 15, 20%, 25%. Io rimango sempre tra i 15 e il 25%, perché non sempre detto, ma ovviamente più si riempie, più tempo si passa a stampare e soprattutto si consuma più materiale. Quindi lasciamo un generico 20. Qui consiglio sempre il cubo, anche se non è una cosa essenziale, decidere il cubo, potete scegliere la forma che volete, ma il cubo è quello che è un po' più uniforme, diciamo, soprattutto nei materiali, quelli gommosi. Temperatura di stampa, altra cosa molto importante. Bisogna, in base al materiale che si ha, perché poi va bene che PLA, ma ce ne sono 150 milioni di marche, quindi quello che consiglio io è, se lo comprate su Amazon, ad esempio, andate nelle recensioni e guardate chi ha fatto già delle prove con le temperature di stampa. C'è tantissima gente ormai che stampa, quindi approfittate del feedback degli altri per usare la temperatura giusta. Ovviamente, se leggete in un commento: è la prima stampa che faccio, è bellissimo, quelle lì lasciate da parte, perché ovviamente chi fa una stampa per la prima volta non può avere l'esperienza per capire se quello che sta facendo sta funzionando oppure no. Purtroppo le recensioni alcune sono un po', non sono tutte molto veritiere, però poi nella statistica e nella percentuale riuscite anche voi un po' a capire. Io in questo momento ho un filamento che dice dai 190 ai 210, stiamo sui 205. Iniziale sempre un po' di più perché è quello che si attacca al piano. Temperatura del piano di stampa uguale, io sotto i 65 di solito non vado mai, quindi vi consiglio anche a voi di farlo. Il TPU anche lì vi consigliano una temperatura di stampa del piatto che può anche non essere così alta, ma io lo tengo sempre a questa temperatura per non sbagliare. Il flusso, lasciamo al 100%, per ora non ci interessa. Velocità di stampa, cosa molto interessante, io ho stampato sempre in 50 mm al secondo. Qui me lo sono ritrovato a 60. Le caratteristiche stampanti mi sembra che dica che possa arrivare anche a 70. Ovviamente, a parte a discapito della precisione, se noi facciamo pezzi tanto alti, se non è precisissimo, rischiamo che vada a scontrare il nostro Vulcan contro il nostro pezzo che stiamo facendo, lo vada a staccare. Quindi io più di 60 non andrei, soprattutto dei pezzi che abbiamo alti con poca base. Andrei anche a 50 perché tanto chi va piano va sano e lontano, dicevano. Qui non cambiamo niente, il raffreddamento mi raccomando non toccate niente, che ci serve? Generazione del supporto. Generazione del supporto, anche lì con l'esperienza capirete dove ci serve il supporto e dove non ci serve il supporto. Ovviamente la stampante riesce a stampare fino a 45 gradi anche senza supporto. Il problema sono quando rientra, perché non avendo un appoggio il materiale cadrebbe. Però per le figure semplici il supporto non vi serve. Qui si può decidere normale e ad albero. Anche lì poi vi consiglio di fare qualche prova, non in questo video che vi spiegherò i supporti. Però l'albero vi fa consumare meno materiale, però secondo me in alcune forme complesse, soprattutto se non abbiamo pezzettini tanto piccoli, perché il problema del supporto è staccarlo quando si ha pezzettini piccoli, perché nel toglierlo a volte si rompe anche il pezzettino piccolo. Quindi anche lì, poi con un po' di esperienza capirete se il supporto è meglio farlo normale o ad albero. Comunque è l'ultima invenzione, diciamo, era il supporto ad albero che vi fa risparmiare materiale e quindi anche tempo. Spostamenti non toccate niente, raffreddamento non toccate niente, supporto l'abbiamo visto adesso. Sperimentale, qui diciamo
di solito faccio uso strati adattivi che lui decide se fare linee più piccole o più grandi in base al punto del nostro progetto in cui si trova. A volte fa risparmiare del tempo, a volte lo fa aumentare, sicuramente rende più preciso l'unione delle strisce che fa, perché ovviamente se faccio strisce grosse si nota di più, se faccio strisce piccoline magari si incastrano meglio. Quindi io di solito tendo a usare sempre gli strati relativi. Adesso facciamo... Ok, ora vi faccio vedere un esempio. Questo è un bellissimo porta drone di Hulk. Ovviamente, come vedete, le superfici volanti sono tante e superano i 45 gradi. Quindi dovremo andare a generare il nostro supporto. Adesso vi faccio vedere la differenza fra supporto normale. Ok. Facciamo sezionamento e ci farà vedere l'anteprima di stampa. Fatelo sempre perché alcuni errori si notano solo col sezionamento, soprattutto se abbiamo dei supporti. Si capisce bene come si attaccheranno i supporti al nostro soggetto e quanto sarà facile o difficile staccarli. Anteprima. Ed ecco qua i nostri supporti, come vedete terranno i pettorali, il mento e le mani, le braccia e le dita. Le dita di solito sono la cosa più difficile da togliere il supporto perché si spezzano facilmente, dita e magari le gambe. Con qui a destra abbiamo tutte le varie fasi di stampa e ci fa vedere gli slide. Qui ovviamente si vede l'interno come sarà vuoto, ovviamente perché noi abbiamo il 20% di riempimento, quindi sarà abbastanza vuoto, scendendo, 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 scendendo fino all'inizio. Ora vi faccio vedere il supporto ad albero. Ok, adesso anche lì ad albero, delle parti a contatto col piano, tutto il possibile. Okay, ora sta elaborando, come vedete è un processo velocissimo. Ok, adesso come vedete i supporti sono fatti in modo diverso, che vengono attaccati, e il vantaggio qui non risparmiamo tanto tempo, ma risparmieremo sicuramente del materiale, perché qua invece di essere tutto pieno è abbastanza, soprattutto sotto, invece che essere tutto pieno abbastanza vuoto. Ok, una volta che, però forse qui ha riempito tutto e prima non era riempito. Mi sembra più la barba, che gli sembra la barba. Va bene, una volta che abbiamo il nostro progetto in anteprima e pensiamo che sia tutto a posto, salva file, ovviamente se abbiamo una pennetta ci ritrova subito, dice salva su pennetta rimovibile, su unità rimovibile. E poi qui ci compare salvato, rimuovi, quindi clicca rimuovi e ci dà già la possibilità di staccare la pennetta e andare alla stampante. Io direi che per questo video è tutto, se avete qualsiasi tipo di dubbio scrivetelo qui sotto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!